Come è noto, gli immobili si possono acquistare anche all'asta. L'asta immobiliare giudiziaria, nel processo esecutivo o fallimentare, è una particolare forma d'asta che realizza la vendita forzata di uno o più beni immobili di proprietà della persona fisica o giuridica detta esecutato. Qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione del debitore, può partecipare all'asta immobiliare mediante l'offerta di una somma di denaro per aggiudicarsi la proprietà dell'immobile messo all'asta. Il perito estimatore nominato dal giudice infatti stabilisce il prezzo base di vendita. La perizia contiene i dati descrittivi dell'immobile, ossia l'identificazione catastale, la planimetria, le condizioni di fatto e lo stato di manutenzione e la descrizione dettagliata di eventuali problematiche inerenti abusi e quindi anche la loro sanabilità. La perizia contiene inoltre l'indicazione dei vincoli di servitù, esistenza di debiti verso il condominio e loro entità. Nella perizia viene altresì specificato se l'immobile è libero oppure occupato dal proprietario esecutato o da terzi e a quale titolo è occupato, contratto di locazione, comodato. La perizia costituisce parte integrante dell'ordinanza di vendita. Vediamo adesso l'ordinanza di vendita. Il giudice delle esecuzioni con l'ordinanza di vendita stabilisce i termini e le condizioni della vendita all'asta, ovvero il prezzo base, i termini e le modalità di deposito della cauzione, l'udienza per la gara tra gli offerenti. Il giudice delle esecuzioni affida l'incarico di conservare, amministrare e gestire il bene pignorato al custode giudiziario. Chiunque sia interessato a partecipare ad un'asta immobiliare può rivolgersi al custode giudiziario per visitare il bene in vendita. Altro elemento essenziale e imprescindibile dell'iter che porta all'asta è l'avviso di vendita, documento pubblico redatto dal cancelliere, da notaio o da professionista delegato, contenente le notizie relative alla vendita dell'immobile e quindi contenente l'indicazione del prezzo base, del termine e delle modalità di vendita e la misura del rilancio minimo. La realizzazione della vendita all'asta si tiene nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso d'asta. Le aste immobiliari possono avvenire senza incanto o con incanto. Nelle aste immobiliari senza incanto, gli offerenti presentano la loro offerta in busta chiusa e nel caso di presenza di più offerte l'immobile non viene aggiudicato all'offerta con prezzo più elevato, bensì si indice una gara tra tutti i partecipanti. L'aggiudicatario definitivo deve versare il prezzo di aggiudicazione detratta la cauzione versata entro il termine e con le modalità indicate nell'avviso di vendita. I partecipanti all'asta possono richiedere ed ottenere un mutuo, però in questo caso nei termini di versamento del saldo prezzo dovrà essere perfezionato il contratto di finanziamento. La stipula del contratto di mutuo e l'iscrizione di ipoteca di primo grado a favore dell'istituto di credito avverranno contestualmente all'emissione del decreto di trasferimento. Il decreto di trasferimento è un atto del giudice delle esecuzioni che trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, contenente l'ingiunzione al debitore di rilasciare l'immobile venduto, costituendo titolo per la trascrizione della vendita e titolo esecutivo per il rilascio. Con il decreto di trasferimento, il giudice delle esecuzioni trasferisce all'aggiudicatario la proprietà del bene espropriato e ordina che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie precedenti e successive al pignoramento. Infine, voglio dare alcuni consigli pratici per la corretta partecipazione all'asta. In primo luogo, prendere visione di tutti i documenti disponibili. In secondo luogo, bisogna saper leggere la perizia. La perizia specifica anche i vincoli e gli oneri che saranno cancellati e quelli che invece rimarranno a carico dell'acquirente. In questa fase è molto importante affidarsi ad un proprio tecnico di fiducia, quale un geometra, un architetto o un ingegnere. L'acquisto di un immobile all'asta può essere davvero molto conveniente. Dobbiamo però fare molta attenzione e leggere bene le carte processuali e in questo caso l'acquisto può essere ancora più sicuro e conveniente rispetto a quello da privato.